Gli ambulanti sono esasperati, 200 operatori mercatari hanno manifestato davanti al Palazzo di Città di Andria e chiedono di tornare a lavorare rispettando le misure di sicurezza. E la volontà di riprendere a lavorare in sicurezza ha spinto questa mattina 200 operatori mercatali della città di Andria a riunirsi in maniera spontanea davanti a Palazzo di Città per chiedere un incontro al commissario prefettizio Gaetano Tufariello. L'incontro c'è stato, il presidente Savino Montaruli chiede alle istituzioni di dialogare con gli operatori per evitare che possano crescere le tensioni sociali. Tornare al lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza è la parola d'ordine che ha unito i circa 200 operatori mercatali che questa mattina si sono riuniti spontaneamente davanti al Palazzo di Città ad Andria per far sentire alle istituzioni la propria voce. La lunga inattività dovuta alle prescrizioni governative di contrasto alla diffusione del coronavirus sta mettendo in ginocchio un settore che al momento, spiega il presidente Savino Montaruli, resta senza certezze. Sono stato informato che c'erano gli operatori ai piedi di Palazzo di Città ad Andria, un po' anche dopo il là dato a Barletta dai parrucchieri, diciamolo anche, perché quel segnale dell'altro ieri è stato importante, perché stamattina si sono radunati spontaneamente molti operatori, perché evidentemente il clima di tensione sociale, peraltro da noi da sempre denunciato, perché sono mesi ormai dal 9 marzo il settore è completamente fermo, non sono arrivati segnali e soprattutto preoccupa la ripresa, perché dobbiamo ricordare che la ripresa sarà per nulla facile, perché le prescrizioni sono molto rigide. Voglio ricordare una per tutte la perimetrazione delle aree mercatali con il contingentamento degli accessi e delle uscite, questo già rappresenta materialmente un impedimento forte, quindi sicuramente saranno dei mercati in perdita qualora dovessero riprendere. Le richieste di un'impresa alle istituzioni sono chiare, servono aiuti concreti. Noi non chiediamo, noi vogliamo che ci venga riconosciuto il bonus governativo, quello dei 600-800 euro almeno fino a tutto settembre, e in più la Regione Puglia nei 450 milioni di euro del fondo regionale preveda un'integrazione di quel fondo con ulteriori indennizi. Noi chiediamo l'azzeramento per l'anno 2020-2021 del canone di occupazione suolo pubblico, della TOSAP e della TARIG. In più chiediamo al governo regionale, come ha detto di voler fare, di stanziare un fondo che sia in conto capitale, quindi a fondo perduto, per risarcire e indennizzare tutti i danni causati da questo fermo forzato. L'incontro con il commissario prefettizio di Andria, Gaetano Tufariello, ha aperto la strada di un confronto che, evidenzia Montaruli, deve essere rapido e finalizzato ad evitare un pericoloso aumento delle tensioni sociali. Sono due mesi che sono fermi i mercati del settore merci varie e i sindaci ad oggi, tranne Minervino, Andria e Canosa, che avremo l'incontro, fino ad oggi tutti quanti per due mesi hanno dormito. Se continuano a non rapportarsi con noi, che siamo sigle di rappresentanza reale, e con gli operatori, poi quando si ritrovano le folle sotto i comuni non ci chiamassero, perché non siamo più disposti a fare da mediatori né a calmierare le ire che altri stanno causando. Una manifestazione spontanea qui oggi davanti al Comune di Andria di commercianti, di imprenditori ambulanti, quelli del classico mercato settimanale del lunedì qui ad Andria, un mercato che forse ad oggi è l'unica categoria che non ha idea di quando riaprire. E oggi una riunione spontanea degli imprenditori? Molto spontanea e sinceramente capisco anche le loro motivazioni, però io sto qua proprio per chiarire questo, che tutte le sigle sindacali, però parlo della mia, questa è una manifestazione che è nata da un disagio a livello sia popolare, ma credo che questo è un disagio che si sta girando per tutta la nazione, credo. Non è un disagio solamente del nostro paese o a livello comunale o regionale o nazionale, è un disagio che è nato dall'ultimo PDCM, che è stato il decreto che è nato questi giorni, dove non ha dato nessuna certezza a questi lavoratori di cosa si dovrebbe fare dopo di questi giorni. Voglio dire, hanno dato a queste persone una piccola speranza che forse il 18 si riuscirà a poter ricominciare a lavoro, per poi dire
se non succede niente vediamo cosa faremo del primo giugno. Come può il governo, l'amministrazione anche comunale tutelare questo tipo di commercio con gli attuali decreti? Voglio chiarire prima di tutto che forse non sono tutti venditori ambulanti e questa è una cosa che colpisce anche tutti i bar, colpisce anche le pizzerie, i ristoranti, tutti coloro che finora sono stati chiusi. È una reazione spontanea, ripeto a dirlo, perché giustamente loro, essendo che sono stati, non voglio dire la parola bruttissima, presi in giro, perché quando poi si parla che hanno dato e stanno facendo a livello nazionale, sto parlando a livello di Presidente Conte, quando dice abbiamo dato e stiamo dando, finora a queste persone non è arrivato un granché, forse non stanno ancora le persone che hanno ricevuto queste 600 euro, ma sto parlando di tutte le categorie in genere, perché questo problema non è solamente il problema della categoria degli ambulanti, anche perché se tutto questo sta succedendo dobbiamo anche dire che noi, il nostro paese, sto parlando di Andria, è uno dei paesi forse capitale degli ambulanti. Capite bene che l'aggregazione è più facile farla degli ambulanti perché ne sono di più. Una categoria disagiata che non ha mai chiesto né ha avuto niente da nessuno, non rappresentata o mal rappresentata nella sede regionale e governativa, perché quando qualcuno dice siamo invisibili, dobbiamo capire perché gli ambulanti sono invisibili, perché dopo 40 anni di associazionismo e di rappresentanza fittizia siamo ancora invisibili. Quindi questa è la nostra posizione. È certamente una delle categorie che sta pagando il conto più salato della crisi economica generata dal coronavirus. Completamente fermi da circa 2 mesi e incassando zero con i mercati chiusi nel rispetto delle disposizioni anticontagio. Parliamo dei venditori ambulanti che questa mattina ad Andria hanno protestato dando vita ad una manifestazione pacifica. In 200 circa si sono radunati davanti a Palazzo di Città per portare in piazza i disagi di un lockdown che sta mettendo in ginocchio un settore che solo in Puglia conta oltre 20.000 operatori. Nell'ultimo decreto, nell'ultima apparizione del nostro Premier non è stata menzionata neanche la parola venditori ambulanti o commercio su aree pubbliche. Questo ci addolora e ci fa sentire l'ultima ruota del carro, anche se vogliamo tenere in considerazione che forse i mercati potrebbero essere l'unico punto di riferimento più sicuro per fare gli acquisti, perché all'aperto, certamente con nuove norme, certamente con nuove disposizioni, però abbiamo una voglia di ricominciare e abbiamo una voglia di essere ricevuti per portare le nostre istanze di categoria. Una manifestazione nata spontaneamente senza l'intervento di sindacati di categoria. Tutta questa agitazione è solo per mal di pancia e per fame, spontaneamente tutte queste persone che vogliono lavorare, perché finora si sono date tante di quelle parole, ma nella concretezza non c'è mai stato niente. Una piccola delegazione di manifestanti è stata accolta nel corso della mattinata dal commissario prefettizio Gaetano Tufariello. Dall'incontro è emersa la volontà di avviare al più presto dei tavoli di concertazione con un'unica cabina di regia per rispondere alla crisi degli ambulanti in maniera comune per tutto il territorio della BAT. Non una soluzione definitiva, ma certamente un primo timido passo verso la normalità. I commissari ci daranno aiuto a risolvere questa problematica che si è venuta a creare, perché la nostra categoria, quella degli ambulanti, oggi era in una situazione di incertezza totale. A differenza di tutte le altre categorie che sanno il giorno di riapertura, giusto o sbagliato che sia, la nostra categoria non aveva certezze. Sono scesi in piazza questa mattina protestando in maniera pacifica, ovviamente muniti di mascherine, gli ambulanti e i commercianti di Andria, che nel pomeriggio incontreranno anche il commissario prefettizio. Sono molto preoccupati delle loro attività e soprattutto degli effetti economici che il prolungamento delle chiusure potranno avere. Allora sentiamo il servizio di Luca Ciciriello. Quando si parla di tutti e non si parla della tua categoria, sei in ansia più totale. Diventi veramente piccolissimo ed è brutto per un padre di 3 figli stare nell'incertezza. Credeteci che è una cosa bruttissima, è brutto. E vogliamo che ci sia una collaborazione, una mano, un aiuto. Noi abbiamo fatto il nostro, siamo stati a casa dal primo giorno tutti quanti, ma oggi siamo arrivati all'estremo, oggi non ce la facciamo perché l'incertezza ci ammazza. Fanno sentire la loro voce, si sentono abbandonati, vogliono sapere quando ricominceranno a lavorare i commercianti ambulanti che si sono radunati questa mattina ad Andria. Siete riusciti ad ottenere un incontro oggi?
Sì, a quanto pare telefonicamente il comandante ha preso un incontro con il commissario Tufariello, e vediamo un po'. Ma la nostra problematica non è solo per il commissario, perché il commissario realmente è che ci dia una mano il commissario Tufariello a stare per tutta la regione, perché noi giriamo per tutta la regione. È questo che noi vogliamo realmente, che ci sia qualcuno che interloquisca per noi verso la regione e dia una mano ai suoi cittadini, che sono 2.000 cittadini. Con un indotto, poi voglio spiegare, siamo 2.000 partite IVA, ma poi c'è un indotto tra famiglie, collaboratori, arriviamo a una decina di mila di persone che stanno nell'incertezza più totale. Ci sono state delle perdite gravi, soprattutto pensando che nel settore abbigliamento adesso c'era il periodo delle cerimonie, il periodo delle comunioni, cioè tutti i periodi festivi che noi abbiamo perso, ed è una fetta importante per il nostro comparto lavorativo. A noi non serve un prestito da restituire, serve proprio adesso, oggi serve un fondo perduto, un aiuto per iniziare a rimetterci in gareggiata, se no stiamo veramente rovinati. Voi chiedete una data di riapertura per riprendere a lavorare, ma riuscireste a garantire la sicurezza? La sicurezza, se ci mettiamo come tutti quanti, riusciremo anche a garantirla. L'importante è fare, diciamo, iniziare a parlare, iniziare a stare insieme, cioè vogliamo che su questi tavoli ci siano delle persone che sanno cos'è il lavoro dell'ambulante. Allora io dico una cosa, ma la dico senza alcuna vena polemica. Guardate, io oggi quando sento anche i rappresentanti delle altre associazioni di categoria, no? Parlo anche di quelle storiche, identifichiamole così, così ci capiamo, dire che la categoria degli ambulanti è invisibile, io voglio dire a quei nostri colleghi, perché sono nostri colleghi, guardate che vi state sbagliando, nel senso che non è vero che la categoria non è rappresentata sui tavoli regionali e nazionali o governativi o istituzionali, perché qualcuno nel nome di quella categoria va a rappresentarla purtroppo in maniera sbagliata, perché voglio ricordare agli amici di FIVA e di AMBA, così facciamo i nomi, che Confcommercio e Confesercenti sono sedute ogni giorno sui tavoli del governo, alla regione, alle regioni, loro ci sono. Quando si parla di turismo, quando si parla di attività di benzinai, di tabaccai, sono le stesse associazioni che però in quelle sedi parlano di quelle categorie e non parlano degli ambulanti. Quindi ad oggi davvero bisogna essere più profondi, non fare proclami perché ci siamo anche un po' stancati, ogni categoria in maniera corporativa, perché il termine corporativismo è un termine buono, non è un termine brutto, difendere gli interessi legittimi di una categoria è cosa buona, quindi diventiamo corporativi, difendiamo gli interessi in questo caso della categoria degli ambulanti che vive una condizione unica nel suo genere, non esiste altra categoria che vive quella condizione. Nessuno ci ha preso in considerazione, perché tutti quanti nell'ultimo decreto che pare dovrebbe uscire sanno bene o male quando devono aprire, di noi non si sa niente perché hanno dimenticato che esiste la categoria dei venditori ambulanti, per quanto riguarda che noi in Puglia siamo oltre 20.000 e oltre 200.000 in tutta Italia. Allora un qualcosa si deve muovere. Noi ringraziamo di nuovo il commissario prefettizio perché ci ha garantito che la prossima settimana dobbiamo aprire un tavolo sulla questione per poter riaprire il mercato settimanale degli alimentari ad Andria.